Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Mi è arrivato un altro pacchetto, andiamolo ad aprire insieme, anche se in realtà ovviamente l'ho aperto per verificare il contenuto. È arrivato qualche giorno fa, se devo essere sincero, ma è un piego di libri e quindi un libro, chiaramente. Andiamo a vedere che cos'è. Ecco qua, era da un po' che gli facevo la punta. Gli eserciti del califfo di Hugh Kennedy. Hugh Kennedy è professore di storia medio orientale presso la Università di Sant'Andrea di Edimburgo. Fra le sue pubblicazioni, qui tutte in inglese, comunque The Early Abbaside Caliphate, cioè il primo califfato abbaside. Ve li dico già in italiano, così facciamo prima: Il profeta e gli anni dei califfi, e l'età dei califfi, Castelli crociati, Spagna e Portogallo musulmani, Muslim Spain and Portugal. In realtà ce n'è anche un altro, qui non è elencato, che mi sembra si intitoli Le conquiste degli arabi che cambiarono il mondo, qualcosa del genere. Un libro che lo stesso ho messo nel mio carrello della spesa, anche se non è semplicissimo trovarlo, perlomeno ad un prezzo per me accettabile. Questo costa 28 euro a prezzo di listino. Io l'ho pagato 13 euro e spiccioli più le spese di spedizione, quindi pratica alla metà del suo prezzo di copertina. La casa editrice è Libreria Editrice Goriziana, che è una piccola casa editrice specializzata in argomenti un po' di nicchia, anche di storia. Questa in modo particolare è la collana che si chiama Le Guerre. SEPS, Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche, fatta con un contributo europeo. Ancora danno qualche contributo, si vede, per dei libri, anche se spesso libri, non so se li darebbero per libri scomodi. Io di questa collana ho un altro testo, che è questo, Bisanzio e il suo esercito di Warren Trigold, e lo stesso parliamo quindi di storia militare. Questo è un testo un po' più vecchio, la stampa italiana, cioè l'edizione italiana è del 2007, sempre per la stessa casa editrice, la stessa collana. L'anno di uscita invece del testo originale, che è Byzantium and its Army, è il 1995, quindi abbastanza, è uscito 12 anni dopo l'uscita originale, non è molto per un testo abbastanza di nicchia. Questo invece è uscito nel 2010 in edizione italiana. Mentre nell'edizione originale è uscito nel 2001. Titolo originale: The Armies of Caliph, Military and Society in the Early Islamic State. C'è anche il sottotitolo Società ed esercito nel primo Stato islamico. Infatti, qui abbiamo Militari e società nello Stato islamico delle origini come sottotitolo. Una copertina molto intrigante, fatto da G. Rava nel 2003. È stata fatta questa copertina. Adesso ve la faccio vedere. Devo vedere il nome se c'era. Del copertinista Giuseppe Rava, ecco, vedete un campo di battaglia con due tipici
soldati arabi con le loro casacche piuttosto variopinte, a piedi nudi, scimitarre, insomma, niente a che vedere con gli oplite greci o i legionari romani, insomma, i soldati dell'antichità classica. Voi direte, ma come mai questo interesse per l'esercito arabo, soprattutto il primo esercito arabo? Questo arriva nella sua narrazione. Devo essere sincero, non l'ho ancora completato, l'ho letto solo le prime pagine. Parla dell'esercito islamico durante e dopo le conquiste, le grandi conquiste del VII secolo, in cui vennero strappate l'impero bizantino e alla cristianità la Siria, la Giudea, l'Egitto e poi la Cirenaica e anche l'Africa, che era stata riconquistata da Giustiniano, o meglio da Belisario. Mentre dall'altra parte, questo lato occidente della penisola, nord-ovest della penisola arabica, a nord-est veniva completata la conquista dell'impero persiano sassanide, che invece veniva conquistato per la sua interezza. I capitoli sono durante e dopo le, vabbè, tra i ringraziamenti, elenco abbreviazioni, nota all'uso delle fonti arabe. Ah, quest'autore non usa solo il calendario nostro occidentale che si fonda sulla nascita di Cristo, ma anzi come prima data utilizza quello delle gira, e cioè quando ci deve parlare di un evento che è avvenuto, poniamo nel 632, ci dirà 632 dopo Cristo, ci dirà non 632 ma 11 barra 632, cioè 11 anni dopo l'egira, 632 anni dopo Cristo. Il primo, poi ci sono delle cartine, vediamo un po', pagina 23, eccole qui. Cartina della Siria, a nord si vede l'Anatolia, la cartina della Mesopotamia e una cartina della Persia. E mi sembra basta. Il pagamento dei militari nei primi tempi dello Stato islamico, gli eserciti del periodo Marvanide, reclutamento, comando e tattiche, le prime guerre abbasidi. Gli abbasidi furono quella dinastia di califfi che sostituirono gli omaidi, gli eserciti di Samarra, gli ultimi eserciti dei califfi, armi ed equipaggiamento nei primi eserciti musulmani, fortificazioni in guerra d'assedio, la poliorcetica. Un po' scritto, poi due appendici, le origini della Sciacchiria, appendice 2, numeri dell'esercito abbaside a Samarra, un glossario, una bibliografia. Nel complesso sono 300 e se consideriamo anche la bibliografia, vabbè, escludiamo le pagine qui della collana che ci indica tutti i vari titoli della collana, arriviamo a 323 pagine. Nella collana, questo libro qui, di Warren Treadgold, Bisanzio e il suo esercito, il 42esimo. Questo invece arriva, che ovviamente è l'ultimo per questo libro, perché è chiaro che ogni libro che ti illustri i libri precedenti nella stessa collana è l'ultimo. Ma saranno andati avanti. Spero, mi auguro che questa piccola casa editrice continui il suo lavoro, abbia continuato il suo lavoro, perché questo è uscito nel 2010, stampato nel 2010, quindi adesso che parlo è il
29 marzo 2017, anzi oramai 30 perché siamo dopo mezzanotte, però insomma siamo qui. 2017, quindi sono passati ben 7 anni. In 7 anni, voglio dire, possono uscire tanti libri. Questo invece è un po' più piccolo. Da notare che la copertina è migliore, perché qui ha uno sfondo così monocolore violetto, qui invece è molto più elaborata, quindi anche molto più, infatti questo è più costoso, 28 euro, beh anzi questo 24, considerando che questo è uscito dopo con gli aumenti vari di inflazione eccetera, 4 euro non è nemmeno molto giustificato. È cambiato anche il logo. Ecco, io adesso vorrei potervi fare una recensione, ma come vi ho detto non ho completato la lettura di questo libro, quindi non posso fare una recensione su qualcosa che non padroneggio. Questo invece l'ho letto oramai qualche anno fa, perché è chiaro che quando hai tanti libri, io ho una libreria. Insomma, non voglio esagerare, però mi piace, non voglio esaltare gli sforzi che ho fatto per costruirmela, perché io me la sono costruita da solo. Non ho ereditato libri che fossero di mio interesse. Io i primi libri che ho letto, che ho divorato con interesse, erano quelli dell'enciclopedia, anzi due enciclopedie che avevo a casa. E mi andavo a cercare le cose di mio interesse. Non avevo libri specifici dove erano svolti lavori di ricerca come questo. E me li sono dovuti comprare piano piano, spendendoci dei soldi, e adesso sono arrivato, credo, a 400-500 titoli, perlomeno, di storia. Di letteratura, qualcosa, anche se io non è che vada pazzo per la letteratura in sé per sé, mi piacciono testi scientifici, ma testi scientifici di carattere umanistico, anche testi scientifici veri e propri, però di divulgazione scientifica, quelli insomma dove si parla di cosmologia, astronomia, fisica quantistica, e per quelli ne ho uno scaffale pieno, saranno una trentina, grosso modo. Però per lo più sono testi di storia, testi di autori antichi e così. E me li sono dovuti comprare da solo, ovviamente sempre stando attento ai prezzi, a cercare di spendere un po' meno. Uno dei miei interessi, oltre che di storia, in sé per sé, che voi sapete che la ricerca storica è un po' come una ricerca scientifica riduzionistica, e cioè il ricercatore di storia non scrive ogni volta una storia di Roma, una storia della Grecia, una storia dell'antichità, ma suddivide la propria ricerca, di solito si specializza pure in uno specifico settore. Ad esempio, oggi vanno, io dico purtroppo perché secondo me è un po' sprecato, con energie sprecate, le ricerche sugli studi di genere dell'antichità. Invece una ricerca molto interessante è quella appunto sul e anche di tradizione molto vecchia. È quella sugli eserciti, o tante altre cose, sull'amministrazione, sulle istituzioni, sui singoli cambiamenti in un certo periodo storico delle istituzioni, del sentire, del sociale. Oggi si fa tutto un vociare delle questioni economiche. Questo è un senso della storia tipicamente marxiano che occupa praticamente oramai, domina assolutamente la ricerca storica, lo storicismo.
Ed è una cosa assurda, a mio parere assurda, sempre per un motivo molto semplice, perché è un fatto totalmente moderno. Gli antichi non ci pensavano, gli antichi anzi l'economia proprio se ne strafregavano, non la notavano minimamente, e noi oggi facciamo molta difficoltà ad avere questo approccio storico, perché noi non abbiamo dati economici veramente. Cioè, qualcosa si trova, ma poca roba rispetto a quello che uno vorrebbe. Oggi la nostra società è tutta economicizzata, si fonda sui numeri. L'antichità era molto diversa, gli autori antichi non avevano, poi che sia importante anche quella non ne dubito, ma non è solo quello la storia. La storia dell'uomo è fatta anche di grandi passioni, di grandi idee che possono essere condivisibili o non condivisibili, intolleranti, idee da sposare, idee progressiste o reazionarie, come preferite, ma comunque fatta da idee. E molto spesso stati ed imperi sono caduti o hanno avuto delle gravi ripercussioni proprio perché non si è badato al lato economico. Se si fosse basato sempre al lato economico, come si fa ora, le cose probabilmente sarebbero andate in maniera diversa. Con questo non voglio dire che basandosi sull'economia gli stati, in linea teorica, potrebbero sopravvivere all'infinito, non è così, lo vediamo anche oggi. Premesso che comunque problemi economici si riscontreranno sempre e molto spesso sono al di là del controllo dell'uomo, degli stati, delle istituzioni, sono al di là, un po' come quelle malattie, no? Noi possiamo avere una teoria dell'economia sempre più avanzata, possiamo comprendere forse l'economia, gli fenomeni economici, ed è vero che quella è utile perché quella è la prima base, un po' come fai una diagnosi, tu fai una diagnosi. Sai che con che cosa hai a che fare, sai come un certo processo si evolve, agisce, e questo è il primo punto per poter poi cercare di contrastarlo. Ma non significa ipso facto poter dare delle contromisure efficaci, anzi, oggi, per quanto riguarda appunto la questione della medicina, siamo ad un punto che le diagnosi sono eccezionali, ma per molte cose purtroppo c'è l'incapacità di intervenire, perché un conto è capire, un conto è fare, ma questo vale per qualsiasi cosa della vita. Posso fare degli esempi con le ragazze o con gli amici, anche se vogliamo. C'è una ragazza che vi piace, dite io capisco che a lei non gli piace per questo motivo, questo e quest'altro, oppure a degli amici, a quel gruppo di amici, gli sto antipatico, gruppo di amici, insomma di persone, gli sto antipatico, per questo motivo, questo e quest'altro, magari ve lo dicono pure o per vie traverse ve lo venite a sapere, ma un conto è saperlo, un conto è. Che cosa poi vi dite? Che cosa posso fare invece per piacergli? Sono quelle cose che non basta un semplice cambiamento di comportamento vostro, lo sapete benissimo, quindi il punto è quello, non necessariamente quello che si sa poi si può cambiare. Hai la soddisfazione di saperlo, ma te la tieni e basta. Questo per quanto riguarda l'approccio marxiano, sempre economicista, secondo me totalmente, cioè non totalmente, per qualcosa è utile, ma non puoi ridurre tutti i fenomeni umani a quello. Le forze armate, tornando un attimo ai nostri libri qui, ne sono un esempio, perché si dice che finché ci sono le tasse che possono essere estratte da un popolo, da un territorio,
Allora si può pagare l'esercito, gli imperi fioriscono e le forze armate quindi hanno la loro linfa vitale nel denaro. Nel denaro. Anche questa è un'affermazione sbagliata per diversi motivi. Anzi, vi dirò di più. Le maggiori conquiste sono state fatte non da eserciti prezzolati, che avevano alle spalle stati iperorganizzati in grado di raccogliere denaro e distribuirlo agli uomini. Non è così. Le grandi conquiste dei Romani, ad esempio, furono fatte in età repubblicana, quando lo Stato non esigeva praticamente delle tasse, ne esigeva pochissime, sicuramente insufficienti a pagare poi un esercito professionale. Durante l'impero, invece, al contrario, lo Stato assunse, vedete che ritorniamo sempre, uno Stato che assume su di sé sempre più responsabilità, perché sono spesso i cittadini stessi a chiederlo, lo Stato risolutore di problemi, ma alla fine assume su di sé per cercare di far fronte a questi problemi, a risolverli. È costretto da una parte a comprimere le libertà dei propri cittadini, dall'altra a richiedere sempre più denaro per poter farvi fronte. Poi c'è il problema che in questo trapasso di liquidi ci sono le perdite, gli sprechi, la corruzione, eccetera. Ma le grandi conquiste sono state fatte quando i soldati non venivano pagati se non al minimo per. Certo, un esercito lo devi logisticamente mantenere, non è che si possa mantenere, anche se ci sono stati degli esempi, mantenere da solo così con i frutti di un bosco. Un esercito lo puoi buttare in una terra straniera e si mantiene lì, soprattutto un esercito antico. Un esercito moderno, parliamo di un'altra proprio tipologia, perché l'esercito moderno è un divoratore incredibile di risorse, risorse tecnologiche. Anche gli eserciti antichi divoravano in senso letterale, se non altro perché eserciti significa una moltitudine di bocche che devono essere sfamate. Ed è questo sempre stato il problema maggiore, oltre a dover pagare la diaria ad ogni soldato, ogni sottufficiale, ogni ufficiale, ogni generale.